Valese è nata in piazza. Due amici mi hanno fermato, Alessio e Francesco, e mi hanno chiesto: vogliamo fare una compagnia teatrale a ballo? E io ho risposto subito sì, voglio. Uomini sull'orlo di una crisi di nervi nasce dall'idea di portare in scena una commedia brillante, cult, dove lo spettatore si ritrova nelle situazioni, nei luoghi comuni del rapporto uomo-donna. Io interpreto Ciccio, che poi in realtà il suo nome naturale è Enzo, personaggio abbastanza sfigato, rappresenta dei quattro punti debole della compagnia. Siamo uomini veri! Sì. 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 Ma siamo uomini uomini! Che se già è più impegnativa la cosa, è più grossa. Sì. Suggerimenti? Sì, sì. In questa commedia io interpreto la parte di Pino, uno dei quattro amici che si ritrovano ogni lunedì a giocare a poker. Sono il padrone di casa che ospita gli amici per la partita. E buonanotte fiorellino, buonanotte bel cielo e le stelle, e la tristezza passerà domattina. E Marina incontrerà il suo giallino. Io sono quello che dovrei essere quello più serio del gruppo, che rimprovero questi amici che vogliono trasgredire. E allora a me questa cosa non va. Però alla fine io cedo. Anch'io bevo solo champagne o succhi di frutta. Odio tutti gli altri alcolici. Odio tutti gli altri alcolici. Io all'interno di questa commedia, appunto, interpreto Yvonne, che sarebbe appunto la parte di una prostituta che infine, dopo tante battute e varie vicende, risulta essere l'amica della prostituta che il giorno dopo deve appunto sposarsi. Pescatori! Io vengo dall'altra parte dell'Italia. A piedi, sarà stanco! Oh, raga, la smettete! Sicilia. La conosci? Adoro i profumi di quella terra. Ci sei stata? Una volta e mi sono innamorata. Questo è il secondo lavoro con cui vado in scena a ballo con la nuova compagnia Vallese, una compagnia di nuova formazione che si è fatta subito conoscere, e questo è la conseguenza del sold out che abbiamo avuto il 21 dicembre. Vedere un teatro riempito in ogni ordine di posto è davvero molto soddisfacente, ed è stato, almeno per quanto mi riguarda, a Vallo la prima volta che il teatro è stato pieno così. Il teatro ci insegna tanto e ci fa crescere come persone. Poi condividere questa esperienza con quattro amici, Antonino, Gaetano, Giovanna e Alessio, è stato bellissimo, perché ormai ci sentiamo una famiglia, siamo un'unica cosa, riusciamo a condividere assieme tante fatiche, tanti freddi, tante prove, tante serate assieme, e questa è la cosa più bella del teatro. Grazie per la vostra presenza così numerosa. Questa era la replica e siete in tanti, nonostante il freddo e il gelo di stasera. Stasera veramente avete sfidato tutto e per noi è un motivo di orgoglio. Grazie e buon anno a tutti voi. È stata veramente divertente, bravissimi ragazzi, mi sono divertito, veramente sorpreso. Non sono un tipo da teatro, ma complimenti, bravi, 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 da sbrigarsi di risate, veramente bella. È stato un bellissimo spettacolo, una commedia recitata molto molto bene, e noi dobbiamo ringraziare questi ragazzi che fanno tanto e che
forse una volta all'anno. Questo è il rammarico, però ci fanno divertire, quindi grazie. Bellissimo spettacolo, mi è piaciuto veramente tanto, tutto di bene praticamente. I ragazzi bravissimi, abbiamo riso, ci siamo divertiti, stupendo spettacolo. È stato uno spettacolo bellissimo, divertente, gli attori erano veramente bravi, la scenografia era molto bella e penso sia stato organizzato molto bene, e fatto con passione, e il pubblico si è divertito. Complimenti a tutti gli attori, sono stati bravissimi, complimenti a una bella compagnia, ci hanno regalato una serata diversa e si è visto, ci hanno messo impegno, passione e tanta felicità. Grazie a tutti. Preparatissimo, siamo pronti, eh?